Mi è sempre piaciuta l'idea di essere diverso, saper fare cose di cui altri non sono capaci, pensare fuori dagli schemi, non essere omologato, insomma. Forse anche per questo non mi dava fastidio essere sfottuto a scuola. Mi piacciono i ragazzi, e allora? Alla fine sapevo che erano loro ad essere troppo stupidi per capire. Eppure all'inizio è stato difficile, con la famiglia, con gli amici, soprattutto nel calcio. Avevo appena detto ai miei compagni che stavo con un ragazzo, e loro iniziarono ad ignorarmi, sia in campo che fuori. Tutto ad un tratto non esistevo più. Poi, un po' alla volta, le cose presero la piega giusta. Ci volle del tempo, ma accettarono il mio modo di essere, e alla fine eravamo più uniti di prima. È questo il punto. Nessuno può essere libero se è costretto ad essere uguale agli altri.